Buongiorno a tutti e tutte, siamo qui presso la sede di Apri ODV in via Nizza 151 a Torino, dove è appena inaugurato la biblioteca in Braille della città di Torino. Abbiamo il piacere di avere ospite qui con noi l'assessore alle politiche sociali, diritti e pari opportunità, Jacopo Rosatelli. Allora, un momento di grande orgoglio immagino per la città, una biblioteca che mancava, quindi qual è il sentimento adesso suo e della città di Torino? Ma è un sentimento di grande soddisfazione, ma anche di gratitudine nei confronti delle persone che hanno lavorato a questo risultato. Questo è un risultato frutto della collaborazione di diverse strutture della nostra città e quindi è anche un segnale della capacità di lavorare insieme fra diversi dipartimenti dell'amministrazione. Quando si lavora insieme si ottengono meglio e più in fretta i risultati. E poi vuol dire che le biblioteche civiche sono per tutti e per tutte, non esistono categorie della nostra città alle quali non si pensa, tutti i gruppi sociali, qualunque sia la loro caratteristica, devono avere diritto di accedere al patrimonio librario, compreso ovviamente le persone non vedenti, e quindi una biblioteca in Braille che torna alla sua vita con una nuova catalogazione e una nuova accessibilità per noi è davvero un motivo di grande soddisfazione. Ci sono nuovi progetti in campo da questo punto di vista, unire cultura insomma e sociale, sono tematiche intersezionali, quindi quali sono le prossime progettualità? Ma approfitto della tua domanda perché noi oggi abbiamo inaugurato questa biblioteca alla fine di un concerto di Mito Settembre Musica. Mito Settembre Musica è un perfetto esempio di unione fra politiche sociali e politiche culturali. Perché? Perché questi concerti che attraversano tutta la città e sono principalmente nei teatri e nelle piazze auliche, però sono anche in contesti di vita delle persone con disabilità o delle persone anziane, delle persone più fragili. Tutto il mese di eventi di Mito è costellato da questi concerti in situazioni appunto di solidarietà, dove le persone curano e le persone sono assistite. È un segnale di attenzione e di apprezzamento verso il mondo della cura, verso il mondo dell'assistenza, ma anche verso quelle associazioni come l'Associazione delle persone con disabilità che tengono viva la rete dell'associazionismo appunto delle persone con disabilità e rendono la nostra città una città più viva e capace di connettere mondi diversi che non devono restare separati ma devono unirsi, siccome oggi credo che abbiamo saputo dimostrare. Il lavorare insieme per questa amministrazione è il pane quotidiano, perché solo lavorando insieme e la cultura abbraccia mille mondi e quindi non può essere isolata nel suo assessorato senza colloquiare con i colleghi, senza capire i bisogni della città, e quindi questa voglia di andare fuori, di parlare con gli altri è una delle principali motivazioni che accompagnano le nostre giornate, che sono onestamente abbastanza lunghe, ma che ci dà, per esempio, quello che stiamo vivendo oggi, ti dà un'energia incredibile. Aver messo insieme le associazioni, le biblioteche, aver riaperto la biblioteca, che era una promessa, come, e quindi le promesse si mantengono, aver portato qui Mito, la musica che non conosce barriere, e Mito per la città è proprio il segno di un'armonia bellissima nel segno della cultura, in senso, diciamo, anche la cultura del benessere, del vivere bene dell'uomo, e questo è importante. Il patrimonio librario qui presente affonda le sue origini molto indietro nel tempo. Questa biblioteca nacque con la nascita dell'Istituto dei Ciechi di Torino negli anni 1879 e poi nel corso dei decenni ha sempre incrementato le sue dotazioni con libri anche antichi. Diciamo che la chicca più forse preziosa di questa collezione sono le partiture musicali, perché molti musicisti non vedenti fanno fatica a trovare partiture musicali che siano state trascritte in alfabeto Braille. La parte musicale è quella forse fra le tante la più preziosa. Oggi, ad anni di distanza, la metodologia inventata da Louis Braille è ancora una metodologia viva, è una metodologia che oggi insegniamo ai bambini nelle scuole, è una metodologia che grazie anche ai progressi dei software oggi è anche applicata per le tecnologie assistive informatiche.
Quindi i nostri ragazzi imparano la metodologia Braille usando quello che è lo strumento meccanico più antico, la tavoletta, passano alla dattilo Braille, che è comunque una modalità meccanica di scrivere il Braille, corrispondente un po' alla nostra vecchia macchina da scrivere. Credo che sia anche un grande strumento di integrazione, perché comunque attraverso i progetti di sensibilizzazione che vengono fatti nelle scuole e nel territorio vediamo quanto bambini ed adulti siano interessati a questa metodologia di lettura e scrittura.